Domenica prossima, 4 ottobre, lunedì, si vota per il rinnovo del sindaco. Sono con Branko Micciche, candidato a sindaco. Sei l'unico dei 6 candidati a sindaco che non ha mai fatto campagna elettorale. È la prima volta che ti candidi a qualcosa. E allora la prima domanda che ti faccio è: com'è andata questa campagna elettorale? Ma è andata bene, però capite bene, proprio perché per me la prima volta è stata estremamente stancante, snervante, ma nel contempo il lato positivo di questa campagna elettorale è che incontri tantissima gente, gente che ti vuole bene. Ho scoperto tantissimo calore, tantissimo affetto nei miei confronti e questo naturalmente mi ha fatto andare avanti. Franco, vedo di girarti quelle che sono le critiche che ti rivolgono i tuoi avversari. Molti non si chiedono, molti si chiedono e non capiscono come mai fa parte della tua coalizione Fusaro. Fusaro che è uno che, diciamo, è per i Novax, tu sei un medico affermato, un bravo medico, lo dico per esperienza personale. E che c'entra Fusaro con te? Io premetto che io sono Sivax, io sono un medico del Dipartimento di Prevenzione, sono un vaccinatore e vaccino a chiunque, a tutti con qualsiasi tipo di vaccino. Lo posso confermare, hai vaccinato più volte mia È figlia. vero, e continuo a vaccinare sempre, io sono della mia convinzione. Che c'entra Fusaro? Ha detto bene Mimmo, Agrigento è una città di cultura, partiamo dalla Magna Grecia, Empedocle. E a salire abbiamo Pirandello. Ebbene, io Fusaro l'ho scelto esclusivamente per le sue competenze nella cultura. È un filosofo, è uno storico. Vista la sua giovane età, ha già scritto 23 libri. Lui mi ha parlato della settimana pirandelliana, lui mi ha parlato dell'Efebo d'oro, lui mi ha parlato delle Panatenee. Lui vuole organizzare il premio letterario Empedocle, il premio letterario Pirandello. Ecco perché ho scelto Fusaro. Per la cultura. Agrigento dovrebbe essere una città di cultura. Chi come me ti conosce e da tanto tempo conosce l'uomo Franco Micciche, persona su cui nessuno, secondo me, si può permettere di, come dire qualsiasi cosa. Nessuno conosce il politico Micciche al di fuori dei 2 o 3 anni di esperienza come assessore in cui ti sei prodigato per l'albero di Natale, piuttosto che, ricordo, le divise per i vigili urbani, piuttosto che per le luci sotto il viale. Allora la domanda provocatoria che ti faccio, Franco, è questa: ma tu sei, come dire, cosciente del fatto che fare il sindaco è una cosa complicata? Hai le spalle così grandi, Franco, per una cosa del genere? Sì, sono cosciente che fare il sindaco è una cosa molto, ma molto complicata, è una grossa responsabilità che io sto andando ad affrontare, però se tu mi parli di avere le spalle così grandi e coperte, io ritorno sempre al discorso anche della rosa di gente che io mi sono messa accanto, della giunta, di quei pochi già assessori che ho designato, la maggior parte, forse tutti, sono assessori non politici. Sono gente competente, ognuno nel loro settore, perché il mio motto è quello, io voglio fare sempre, e ho sempre detto, io voglio fare il maestro d'orchestra, io devo andare a dirigere, ma poi ci saranno i vari musicanti, ciascuno col proprio strumento, a saper suonare quello che sanno fare, di cosa sono competenti, perché secondo me Mimmo è la squadra che vince. Io da solo non posso fare niente a ragione, però la mia competenza sai qual è? Io sono un ottimo organizzatore, io sono un ottimo lavoratore, sono molto operativo. Continuo con la provocazione riportandoti le accuse che ti fanno, forse perché secondo me non ti conoscono bene. Vabbè, se diventi sindaco poi avrai dietro le spalle l'onorevole, in questo caso Di Mauro, che eccetera, eccetera, eccetera. Che risposta dai a questa accusa che ti fanno? Io ho fatto già capire a chi che mi ha ascoltato in questi mesi che Franco Micciche sta scendendo in campo perché ho deciso di scendere in campo perché io voglio dare un contributo importante alla mia città. Io assieme ai miei amici, assieme ai miei consiglieri, assieme alla mia giunta. Delle accuse che alle mie spalle c'è l'onorevole Di Mauro non me ne faccio niente, guarda, ci passo oltre perché la politica purtroppo serve, serve nel senso che nel momento in cui un sindaco deve andare ad amministrare, deve avere anche la parte politica che lo supporti e che possa, tra virgolette, aprirgli le porte in regione, al ministero e a Bruxelles. Sarebbe impensabile governare una città senza un appoggio politico, ma sarò io, in quel caso, a dirigere il politico, non sarà il politico a dirigere me. E io già questo l'ho dimostrato nella mia campagna elettorale. Quando ho avuto fatte delle proposte, e io proposte che ho rifiutato assolutamente perché non sposavano il mio progetto.
ho rifiutato migliaia e migliaia di voti, così come dicono i politici, sol per altre situazioni, ma non assolutamente per Agrigento, perché quando mi davano un appoggio politico, ma non dicevano che lo facevano per Agrigento, io mi giravo e me ne andavo, chiaro?